In questo caso lascio che a parlare dell'angelo siano semplicemente alcuni nati sotto la sua ala, attraverso le loro grandi imprese. Emily Brontë, nata il 30 di luglio del 1818, la scrittrice di Wuthering Heights, Cime tempestose. Kate Bush, nata il 30 di luglio del 1958, che debuttò a 20 anni nel 1978 con la canzone Wuthering Heights, ispirata proprio, coincidenza straordinaria, all'omonimo romanzo della Brontë, per essere più precisi, alla visione della riduzione cinematografica del romanzo del 1970. La canzone, che fu composta da Kate Bush a 18 anni nel corso di una notte osservando la luna dalla finestra della sua camera, la portò in cima alle classifiche di quasi tutto il mondo. Arnold Schwarzenegger, nato il 30 di luglio del 1947. Gabriele Salvatores, nato il 30 di luglio del 1950. Antonio Conte, 31 luglio 1969. Giancarlo Giannini, 1 di agosto del 1942. La Rowling, che è nata il 31 di luglio del 1965. Riccardo Muti, 28 luglio 1941. Harry Potter, che è nato il 31 di luglio del 1980. Con Harry Potter, la Rowling decise a suo tempo di condividere il proprio compleanno. Dal 28 di luglio al 1 di agosto sono i giorni dell'angelo Ha-Ha-Ya, l'angelo della finezza e delle grandi imprese. Quindi auguro a tutti voi in questi giorni grandi imprese a tutti quanti. Ciao!